Abbiamo con noi David Dusinski. Ciao David! Intanto salve a tutti, mi chiamo David Dusinski, cognome tipico di Atina, che è la mia città natale, città paesino, ma comunque importante anche da un punto di vista storico. E nella vita, oltre a scrivere, faccio tutta una serie di cose. La mattina, ad esempio, colazione, poi mi lavo i denti. Cose che a volte, sì, corro un po' il rischio di diventare abitudinario, la routine. Però sono cose necessarie, vanno fatte, ecco, pranzare, anche cenare spesso. E sì, oltre quindi a scrivere, dipingo e faccio tutte queste altre cose. La scrittura è l'ultima parentesi della mia, chiamiamola, ricerca artistica. In realtà ho scritto già da molto, scrivevo già da tempo, però sono arrivato a pubblicare il primo libro nel 2019, quindi meno di un anno fa, era novembre del 2019, perché una casa editrice, la Oakmont Publishing, tedeschi, hanno deciso di pubblicare questo libro sul calcio amatoriale. Scritto in italiano da un autore di Atina con un cognome polacco, e sì, lo fanno, sono tedeschi, e infatti hanno detto: vogliamo il tuo libro, lo pubblichiamo. L'hanno fatto, sono tedeschi. David, l'atmosfera goliardica, appassionata, disillusa, quella tipica del calcio di provincia, quella amatoriale, si respira già dalle prime righe del tuo libro, molto sudore per nulla. Ma quando hai capito di dover trasformare quella realtà in una storia? Io ho addirittura la fortuna di poter definire il momento esatto in cui ho intrapreso la via di questo libro, che non è un romanzo, tra l'altro è una guida antropologica al mondo al remoto mondo del calcio amatoriale. In qualsiasi parte del mondo siate, il calcio amatoriale è identico, è proprio ciò che ci accomuna. Ne parlerò fra un attimo. Il momento esatto però riguarda una partita del 2015 sull'ostico campo di San Bartolomeo Interland Cassinate, nella quale a seguito di un calcio di punizione con pallone spiovente a 50 metri di distanza ricevo la più bella gomitata della mia carriera calcistico amatoriale. Dico la più bella perché appunto mi ha permesso poi di crearne una vera e propria ricerca, mi ha dato la possibilità di studiare tanto questo mondo, esautorarlo in tutte le sue forme, ma quella gomitata allo sterno io l'ho vista molto più vicina al cuore. E questo tamarro, io lo definisco tamarro nel libro, in realtà parlo di tutta quanta questa categoria, questa specie, questa sorta di razza, anche se non amo parlare di razza, in quel caso è un po', forse è plausibile, perché ecco, è l'anello mancante tra l'uomo e l'australopiteco. Per tanto tempo i paleontologi l'hanno cercato, lo cercano adesso ancora, io credo di averlo trovato. Si esprime il tamarro prevalentemente attraverso grugniti, e uno di questi grugniti era rivolto a un mio compagno di squadra, e io ho provato a mediare. Errore fatale, perché il mio compagno di squadra, istruito, con capacità anche logopediche abbastanza sviluppate, cercava di chiarirsi con questo ominide grugniente. E io ho provato a fare la stessa cosa, ma cercando di parlare la sua lingua, non avendola studiata abbastanza. Ne ricavo questa gomitata, gli sviluppi di quel calcio di punizione. Da terra ci siamo ovviamente guardati negli occhi, ho sentito questo amore profondo. Questo amore profondo divagare all'interno dei miei circuiti cardiovascolari. Io l'ho sentita proprio presente, questa grande gioia, joie de vivre, e ho deciso che non potevo perdere mai più quell'attimo e che dovesse essere descritto ai posteri, tramandato quell'attimo, quel momento, ma soprattutto quella tipologia di persona e personaggio che vive all'interno dei campionati amatoriali, quasi esclusivamente. Poi torna a casa, probabilmente la moglie lo devasta rompendogli le palette addosso. Lui sfoga
tutto quanto nel rettangolo di gioco polveroso del calcio amatoriale. In un momento storico in cui in realtà si legge davvero molto poco, soprattutto in Italia, hai fatto la coraggiosa scelta di esordire come scrittore e appunto scrivere un libro. Come è stata questa prima esperienza d'autore? Credi che ci possa essere anche un sequel del tuo saggio romanzo? Perché scrivere in un paese in cui non si legge? Proprio per permettere alla gente di leggere. Hai tanti amici, gli amici sono costretti almeno ad acquistare il libro. Poi per non fare una brutta figura anche a leggerlo. E poi perché non esisteva, non era proprio mai stato partorito un libro sul calcio amatoriale e io sentivo il bisogno di dare a questo mondo una, se non una dignità, almeno una dimensione. Il problema semmai è perché pubblicarlo questo libro e dovreste chiederlo alla Oakmont Publishing. E so tedeschi, ripeto, sono fatti così, e a un certo punto si affezionano alle cose, le vogliono. Ci sono dei casi in cui quelle cose se le prendono con la forza e altre volte con la diplomazia, l'amore infinito. E quindi chiedetelo a loro, ma in realtà questo libro, l'ho già detto, è stato scritto molto tempo fa. Io non sono una persona che ama farsi pubblicità perché non sono in grado, lo riconosco, non so neanche vendermi. Quindi questo libro, l'iter di questo libro, prima della pubblicazione, è stato ampio, vasto, infinito, è andato a finire ovunque senza che io lo sapessi ed è arrivato fino a lì. Io lo mandai davvero soltanto a una persona, adesso non faccio nomi perché lo nomino molto spesso, e questa persona un po' ho fatto girare, è arrivato a case editrici anche molto importanti che mi hanno detto: c'è solo un peccato, sei un esordiente, perché ce dobbiamo fare? Perché non puoi fare questo, quindi scrivine un altro e poi ce lo mandi, ma deve essere un romanzo. Questo non è un romanzo, ve lo dico sinceramente, l'hanno considerato un romanzo, la Oakmont usa il verde per i romanzi, questa è una guida al remoto mondo del calcio amatoriale, quindi non è un romanzo. Vi mettete lì, sotto l'ombrellone, a prendere il sole, leggete queste cose, imparate, soprattutto voi donne, a considerare diversamente i vostri compagni, i vostri mariti, forse i vostri figli. Magari un giorno saranno uomini migliori, perché voi, leggendo questo libro, avete insegnato che non si pretende la palla sui piedi e che pure voi, magari, state lì a dirvi: ma perché ogni fine settimana il mio ragazzo, mio marito, mio figlio va e rincorre una palla sui campi polverosi dell'amatoriale invece di fare cose serie? Perché per noi sono cose serissime, perché per noi sono cose davvero serie. E c'è l'unica citazione che ho voluto in questo libro, è sempre di Osvaldo Soriano ed è presa da Memoria del Mister, su un suo libro che si chiama appunto Football. E dice: mi stavo mettendo in un grosso casino, poi mi sono detto: smettila di rompere, non è poi così grave, in fin dei conti il football non è altro che fantasia, cartoni animati per adulti. Questo è il mondo del calcio, quello del calcio amatoriale primigenio è ancora più importante, perché nessuno ci costringe a farlo, nessuno ci paga, non c'è nemmeno nessuno che viene a vederci. Occorreva che qualcuno raccontasse. Avrei preferito che fosse tipo Goethe, ma non c'era. Lui pubblica con un'altra casa editrice, allora è andata così. E forza Nemo Slive sempre. Ah, e ovviamente evviva, evviva, evviva il festival. Perché sì,